Buonasera e ben ritrovati con una nuova puntata di C come Calcio. Avevamo preparato una copertina per voi da vedere subito. Questa è una puntata a cui vanno gli auguri e i complimenti al Padova che ha conquistato la Serie B. Vediamo se abbiamo il breve servizio da mandare in onda. Un vero e proprio spettacolo, quello che i tifosi hanno regalato ai propri beniamini nella giornata di ieri, nella serata di ieri, quando la festa ha avuto il suo massimo apice. Un Padova che torna in Serie B dopo ben 4 anni. Questa è una soddisfazione veramente enorme. Parleremo di questo, parleremo anche della grave crisi del Vicenza Calcio, finito all'ultimo posto. Parleremo anche di Bassano e Mestre che hanno conquistato i playoff. Lo faremo come sempre con tutte le immagini e i nostri ospiti. Vado a salutare Melissa che torna finalmente con noi dopo la sua malattia. Melissa, sarai contentissima oggi. Certo che sì, ci porterà gioia sicuramente anche nella Serie B. Beh, di solito si paga pegno quando la propria squadra vince campionato. Tu hai fatto qualcosa per festeggiare questo Padova? Sinceramente volevo presentarmi in piazza con un costume bianco scudato. Credo che i tifosi sicuramente Sarebbero avrebbero stati contenti. apprezzato. Ricordo che potete raggiungerci con i vostri SMS al numero 393-8107-730 e rimanere in contatto con noi settimana sulla nostra pagina Facebook C come Calcio. Inoltre è ufficialmente aperto anche il nostro sito web ccomecalcio.it dove troverete tutti i nostri video e le notizie relative sul calcio. Bene, con la puntata di questa sera noi chiudiamo ufficialmente la stagione televisiva di C come Calcio. Faremo una puntata extra al termine di playoff e playout per fare un riepilogo di quelle che sono state le gare di post-season e scoprire anche se il Vicenza è riuscito a salvarsi. Parlando di Vicenza, vado a presentare i nostri ospiti. Presento il primo giornalista. Noto giornalista di Vicenza, anche se questa sera è un po' in incognito per un problema agli occhi, non per altro. Buonasera Alberto Belloni. Buonasera, che facciamo vedere subito che l'occhio è effettivamente tumefatto, non sto facendo il divo, per cui rimettiamo gli occhiali. Buonasera ai vostri telespettatori. Al suo fianco c'è il nostro Simone Francescon, giornalista di Radio Sportiva. Buonasera Simone. Sì, da buon padovano sono sicuramente contento di questo grande risultato raggiunto dal Padova, anche perché è un Padova che è risorto dalle ceneri, come dicevi tu, del fallimento di 4 anni fa. Complimenti a B&B, Bonetto e Bergamin, anche se adesso è rimasta una sola B, vale a dire Bonetto, aiutato da questo Franco Armeno che risponde al nome di Ugurlian. Ci saranno sicuramente anche degli sviluppi societari nei prossimi mesi, vedremo un po' che cosa succederà. Ecco, nel corso della serata parleremo con voi due, testa a coda della classifica. Abbiamo tante cose da raccontare questa sera. Con Simone parleremo della grande festa fatta ieri sera. Con Alberto Belloni invece di quello che aspetterà, quello che il Vicenza aspetterà nei prossimi giorni, perché ci sarà un'altra asta giudiziaria e lì insomma, potranno succedere molte cose. Andiamo velocemente perché abbiamo tanto di cui parlarvi. Andiamo a vedere i risultati che sono maturati ieri, la 38ª giornata di campionato. Fermana Fano 0-1, Padova Gubbio 1-0, Südtirol Mestre 1-0, Sant'Arcangelo Ravenna 1-1, Teramo Reggiana 3-3, Pordenone Renate 1-1, Triestina San Benedettese 1-1, Albino Leffe Vicenza 2-0, Modena Feralpi Salò è stata annullata, ha riposato Bassano. Ecco, abbiamo parlato del Padova, Simone Francescu, io farei un breve inciso, visto che parliamo di Padova, anche della Serie B, dove il Cittadella si Sì, sta giocando le ultime chance.
più vicino a Venezia. Prima di parlare del Cittadella e del Venezia, volevo intanto fare un applauso a Melissa, che ci ha voluto un anno, ma è diventata veramente brava. Grazie. Non era facile, lei era inizialmente sicuramente non preparata, comunque si è fatta una sua cultura calcistica. Brava, brava Melissa. Grazie. Per quanto riguarda la Serie B, il Venezia è lì, che ha un sogno che continua a esserci, che è quello della promozione diretta. Venezia ce la può ancora fare in virtù del fatto che il Parma ha perso contro il Cesena nel posticipo di ieri 2-1. Per quanto riguarda invece il Cittadella, notizia di oggi, una tegola si è abbattuta in casa granata, perché Scaglia, difensore sicuramente di valore, ha subito la rottura del legamento crociato e di conseguenza la stagione è finita per lui anzitempo, e ce ne vorranno di mesi, almeno 6, affinché il giocatore rientri in piena funzionalità. Ecco, se possiamo rivedere ancora un attimo i risultati, credo la regia a Davide, eccoli qua, ce li fa rimettere. Alberto Belloni, ormai il Vicenza, la posizione l'aveva già ottenuta la settimana scorsa, era impossibile smuoversi dall'ultimo posto. Ci sono stati risultati comunque importanti, ad esempio il Fano che va a vincere a Fermo contro la Fermana, il Gubbio che pareggia con la San Benedettese, quindi insomma risultati importanti. Scusate, il Gubbio che ha perso a Padova, però ormai era già salvo, fuori dai playoff. Insomma, risultati determinanti. Chi è rimasto in fondo al Vicenza? Squadra come Fano, che sembrano ormai verso la retrocessione, si sono salvati. Miracolo dell'ex allenatore del Padova Brevi. Sì. Sì. Quindi Alberto, è rimasto il Vicenza da in fondo da solo. Sì, diciamo che gli altri hanno fatto il loro, hanno fatto quella che si chiama lotta per la salvezza, che il Vicenza invece non ha fatto. La squadra assolutamente in disarmo, che ha smesso di lottare già da alcune domeniche. Ha fatto veramente pena vedere la partita di Bergamo contro l'Albino Lef, perché da una parte c'era una squadra che giocava senza particolari stimoli, anche se naturalmente il risultato interessava anche i bergamaschi, che sono impegnati nella lotta a play-off. Quello che invece ha colpito è questo Vicenza, che sembrava giocare una partita tra scapoli ammogliati, senza nervo, senza furore agonistico, senza la rabbia che bisognerebbe mettere quando si giocano partite così importanti, perché se da un lato è vero che la partita non contava nulla per i play-out, perché il Vicenza era già comunque dentro i play-out, si giocava un posto in classifica, con 3 punti avrebbe superato in questo caso il Teramo, e quindi si sarebbe garantito che a parità di risultati la salvezza sarebbe toccata a lui. Neanche questo è riuscito a stimolare i giocatori biancorossi, che hanno perso meritatamente 2-0, il punteggio poteva anche essere più largo, e che a questo punto si apprestano a giocare i play-out veramente in una condizione disastrosa. Volevo aggiungere solo, visto che da vicentino devo passivamente osservare la festa che giustamente i tifosi padovani hanno fatto per la loro meritata promozione, che l'unico vicentino che in questo momento è in auge è Paolo Zanetti, l'allenatore del Sud Tirol, che ha fatto un campionato veramente straordinario, perché pur essendo una squadra che ha fatto discretamente bene negli ultimi anni, nessuno avrebbe pensato, credo, che Simone, seconda, di vederla così in alto, no? Però ultimamente mi ha deluso in maniera veramente incredibile il Mestre. Il Mestre, dopo aver vinto 4-0 a Reggio Emilia e aver tolto le velleità di promozione diretta ai Granata Reggiani, ha avuto un crollo verticale. Ricordiamo anche la sconfitta clamorosa col Sant'Arcangelo per 4-0, che ha compromesso anche alcune possibilità di salvezza del Vicenza. E no? Anche quella col Fano. E anche quella col Fano. È successo qualcosa in casa Mestrina, poi sappiamo le irregolarità amministrative che hanno determinato anche la penalizzazione. C'è qualcosa che bolle in pentola. Nel corso della puntata ne parleremo, perché la situazione del Mestre è una situazione appesa, era una situazione appesa a un filo, ora tutto è definito, quindi non può più cambiare niente, però racconteremo cosa sarebbe potuto succedere al Mestre, e ci è mancato veramente poco. Dopo aver commentato i risultati andiamo a vedere la classifica. Padova 63, Sudtirol 55, San Benedettese e Reggiana 53, Albino Leffe e Feralpisalò 49, Renate Bassano 48, Pordenone 46, Mestre 44, Trestina Ravenna 43,
Fano e Fermana 38, Sant'Arcangelo 37 con 4 punti di penalizzazione, Gubbio 36, Teramo 35, Vicenza 31 con un punto di penalizzazione. In realtà è il contrario, un punto sì. A Sant'Arcangelo e 4 esatto. Magari forse sì. Solo uno per Vicenza, in realtà sono 4. Ecco, dicevo poc'anzi, il Mestre, visto che abbiamo la classifica sott'occhio, il Mestre è l'ultima squadra qualificata ai playoff oggi. La Triestina è a 43 punti, ieri la Triestina agli ultimi minuti, sì, però ha sbagliato un rigore agli ultimi 4 minuti, con i 2 punti la Triestina sembra finita a 45, sì. Cioè il Mestre ha rischiato parecchio di rimanere fuori dai playoff, proprio sì. Per quanto dicevi tu poc'anzi. Sì, è successo qualcosa in casa Mestrina, io veramente sono rimasto perplesso di questo andamento molto negativo del Mestre dopo il 4-0 netto rifilato alla Reggiana. Da lì poi è stato qualcosa è successo. Ed è stato un peccato perché andare a vincere a Mestre sono stati poi Sant'Arcangelo e Fano e quei punti pesano chi è dietro, non voglio fare nomi. Insomma, ma da Vicentino devo dire che i punti bisogna meritarceli da soli e non aspettare la disgrazia degli altri. Certo, certo. Quindi il tuo ragionamento è valido dal punto di vista numerico, ma l'ultimo posto del Vicenza, il Vicenza se l'è guadagnato da solo con le sue mani, tanto è vero che anche aggiungendo i 4 punti di penalizzazione, sì. Il Vicenza sarebbe i play-out lo stesso. Io ho letto da qualche parte sui social che qualche tifoso vicentino avanza un po' l'ipotesi che Zironelli in polemica con il Vicenza abbia, cioè io non credo che Zironelli arriva sia tanto. Persona da fare questo. Però sai, le polemiche nei social poi escono e ci sono. Sì, ma questo è fantacalcio, insomma. Invece ha ragione Simone, evidentemente qualcosa si è rotto in casa Arancione. Ce ne aveva parlato per la verità anche Zironelli in una trasmissione in cui ero stato ospite qui, che la situazione societaria non era precisamente idilliaca, che il fatto di dover giocare le partite così lontani da casa, insomma... È una società che qualche problema ce l'aveva. Diciamo che forse i problemi sono esplosi tutti in una volta nella parte finale del campionato. Ecco, abbiamo già visto anche i primi messaggi, se possiamo rivederli, così li commentiamo con i nostri ospiti. Grande Padova, non avevamo dubbi, ora prepariamoci per andare in A. Davide, Melissa, ti avremmo voluto vedere in piazza, sei stupenda. Forza Padova, numero 1. Ecco, questi sono i messaggi dei tifosi padovani che insomma si augurano già di vedere il Padova in Serie A. Ah, io penso che ci siano già le basi per un Padova che possa lottare almeno per i play-off, no? Perché secondo me durante la sessione invernale di calciomercato il buon Zamuner ha operato quasi per gettare le basi per una squadra in Serie B. Ha fatto degli acquisti mirati. Per costruire un ciclo, quindi? Penso proprio di sì. Poi c'è una cosa da dire. Che Padova, cioè il calcio non si fa con il blasone, con il palmarès, certo. Però Padova per struttura di città, per struttura economica, industriale, commerciale e anche per blasone è una piazza che, come altre, può stare tranquillamente a fare il pendolo tra la Serie A e la Assolutamente Serie B. Sì. E quindi non mi stupirei affatto che l'anno prossimo fosse la sorpresa del campionato. Anche se bisogna dire che la storia del Padova purtroppo è ricca di campionati di Serie C, a differenza del Vicenza che spesso volentieri ha militato in Serie A e in Serie B. Purtroppo è così. Ricordo di raggiungerci con i vostri sms al numero 393-8107-730 e rimanere in contatto con noi settimana sulla nostra pagina Facebook C come Calcio. Ecco, io di nuovo l'invito di ricevere i vostri messaggi perché tra pochi minuti avremo al telefono il direttore sportivo del Vicenza Calcio, Moreno Zocchi, al quale potete appunto riportare le vostre domande, visto che sono un periodo un po' particolare. Alberto, c'è stata anche un po' di polemica nel post partita di ieri ad Albino Leffe, proprio con il a Bergamo con Albino Leffe, proprio nei confronti di Zocchi, che anche lui non sa come spiegarsi questa. Diciamo che il direttore sportivo del Vicenza ha difeso a spada tratta i suoi giocatori per tutto il campionato. Io ho avuto anche una simpatica e civile polemica con lui sul valore specifico della squadra. Moreno Zocchi è sempre stato convinto che la nostra, quella biancorossa, fosse una squadra da play-off. Io invece avevo delle forti perplessità su questo, ma lui ci ha creduto fino in fondo. Il suo ruolo lo imponeva, naturalmente.
Certo che la squadra ha collezionato talmente tante delusioni e passi falsi che anch'io nelle parole di Zocchi nel dopo partita di Bergamo ho colto una delusione profondissima e che non era nemmeno mascherata. Ecco appunto, per vedere quanto è emerso dai risultati della fine del campionato, andiamo a vedere la prima grafica che ci racconta quali sono le squadre promosse che si sono guadagnati i play-off, e quali invece sono cadute ai play-out. Quindi vediamo la grafica. Play-out ormai li abbiamo dichiarati, Vicenza è lì in fondo, vediamo la sua avversaria, poi racconteremo anche il cammino delle avversarie. Girone B, Padova in Serie B, ai play-off a Prodi invece, su Tirol, San Benedettese, Reggiana, Albino Leffe, Feralpisalò, Renate, Bassano, Pordenone e Mestre. Sfida play-out tra Teramo e Vicenza. Questi gli accoppiamenti play-off. Albino Leffe Mestre, Feralpisalò Pordenone, Renate Bassano. Allora, come vediamo dagli abbinamenti? Beh, intanto si evince subito che su Tirol, San Benedettese e Reggiana salteranno il primo turno e questo insomma, è un bel vantaggio per chi deve poi affrontare un cammino così lungo. Certo. E in un periodo dove esce il caldo, l'anno scorso i play-off si sono giocati in un clima molto caldo e alla fine pesa anche questo. Il Padova addirittura scelse l'orario delle 14:30, è rimasto un mistero sul perché di questa scelta avventata e rischiosa della dirigenza all'epoca. Infatti perse in casa contro l'Albino Leffe, che tradizionalmente è la sua bestia nera, 3-1, e venne eliminato al turno preliminare. Per quanto riguarda gli accoppiamenti, io ti dico già quelle che sono secondo me le favorite: l'Albino Leffe, perché il Mestre attuale non lo vedo proprio, poi il Feralpisalò, perché anche il Pordenone finora ha tradito le attese, e infine l'altro mi sembra che sia Renate Bassano. Spero finalmente il Bassano, perché è giusto che gli uomini di Collella vadano avanti almeno in questi benedetti playoff. C'è da ricordare che Renate è la bestia nera del Bassano, quindi ci auguriamo che questo sia il momento. Ma la legge dei grandi numeri dice che prima o dopo. I playout invece è solo una, due squadre si affrontano per i playout, Vicenza e Teramo. Beh, da buon Veneto spero in Vicenza, poi vedremo un po' che cosa succederà. Sì, Teramo, qui scegli una squadra o l'altra, non conta niente ai play-out, bisogna vincere, che sia Teramo, che sia Fano. Si ricomincia da zero, certo che le due squadre affrontano i play-out in una situazione psicologica molto differente. Il campo di Teramo è un campo notoriamente molto caldo. Difficile, Padova ha perso sia l'andata che il ritorno quest'anno. Quindi ecco, appunto, gli amici padovani lo conoscono bene. Io dovrei essere naturalmente ottimista essendo biancorosso nel cuore, ma francamente se dovessi giocare la schedina in questo caso giocherei Teramo e spero tanto, sto incrociando le dita, spero tanto di sbagliarmi. Ma la partita d'andata è a Vicenza o a Teramo? A Vicenza. La partita è a Vicenza il 19 maggio e poi il 26 si andrà a Teramo, gli orari non sono ancora definiti. È molto dura. Con il vantaggio che due pareggi promuoverebbero il Teramo. Sì, tra l'altro Vicenza che dovrebbe avere il vantaggio di giocare in casa, gioca in uno stadio dove non vince da novembre dell'anno scorso. Dove troverà un clima durissimo, perché i tifosi del Vicenza che hanno avuto la pazienza di Giobbe e dire poco e che hanno superato di tutto, perché quest'anno vi assicuro io che non ho mancato mai alle partite, si sono viste delle cose contro la decenza calcistica. Ma i tifosi non l'hanno mai mollato e alla fine questa squadra è riuscita anche a perdere l'amore dei tifosi, perché l'ultima volta proprio a Bergamo con l'Albino Leffe mi pare che ce ne fossero una quindicina, mai successo prima. Quindi anche dal punto di vista ambientale i play-out, gli spareggi che in tempi non tanto vicini portarono ad intere esodi da Vicenza. Ricordo Ferrara, ricordo Firenze, cioè migliaia e migliaia di persone andate allo spareggio. Temo che questa volta non si ripeteranno quegli esodi di cui sto parlando. Allora, in attesa di avere il nostro ospite in collegamento telefonico, andiamo a vedere le prime immagini, quelle della vittoria del Padova contro il Gubbio. Una vittoria che insomma che è solo per la gioia dei tifosi, perché la promozione era già conquistata. Una partita che però il Padova ha voluto vincere, essendo poi all'Euganeo, ed è una vittoria che si è festeggiata poi sugli spalti con quasi 8.000 persone. Sì, 7.500 per l'esattezza. I giocatori poi hanno alzato la coppa quali vincitori del campionato
nel girone B della Serie C era scritto che il Padova vincesse questa partita, anche perché lo stesso Gubbio era piuttosto tranquillo. Veramente una grande festa quella che si è consumata ieri, anche se, lo ribadiamo, il Padova non è mai stato effettivamente impensierito da chissà chi per quanto riguarda questa sua rincorsa al primo posto. A parte le prime tre giornate in cui il Vicenza sembrava la lepre del campionato, poi si è arrivati allo scontro diretto tra Padova e Vicenza alla quarta giornata Leuganeo, e io già all'epoca ti dissi: Enrico, mi sa che il Padova ha le carte in regola per fare man bassa in questo campionato. Così è stato. Il Vicenza purtroppo poi ha attraversato, anche perché quella partita il Padova l'ha dominata. E Vicenza aveva giocato però un'ottima partita difensiva, bisogna dire la verità, di contenimento. Si è aspettato che Vicenza compisse le proprie sfuriate ma nessun avversario è riuscito a stargli dietro. Questo è stato anche il grande vantaggio del Padova. La San Benedettese prima, la Reggiana poi. La Reggiana si è svegliata troppo tardi, la San Benedettese ha avuto un andamento piuttosto altalenante, contrassegnato anche da diversi avvicendamenti a livello di guida tecnica, con un presidente tutt'altro che tranquillo. Di conseguenza il Padova ha avuto, tra virgolette, anche questi punti a favore, no? Quindi era già la squadra più forte e in più non ha dato una mano agli avversari. Non ha avuto nessun avversario di rilievo. Quindi poi si può dire che la forza del Padova è stata anche la rosa, e qui parliamo veramente di giocatori veri, perché giocatori ricambi, da Serie B, ma anche nei ricambi, cioè non c'era la panchina o rosa titolare. No, aveva due squadre. Aveva Padova due squadre, chiunque entrasse in campo. Un po' come la Juventus in Serie A, cioè il Padova ha due squadre, questa è la verità. E il buon Zamunder, come dicevo prima, ha messo anche le basi durante la sessione invernale di calciomercato per quanto riguarda la Serie B, che era oramai veramente, si poteva toccare con un dito già a gennaio, no? In virtù dell'andamento del campionato. Abbiamo visto il bellissimo gol di Capello è stato un altro giocatore. Capello, il cui cartellino è del Cagliari, adesso Zamunder proverà a rinnovarne il prestito. Poi bisogna vedere se il Cagliari retrocede, perché nel caso in cui retroceda, e la cosa abbastanza probabile, secondo me, arriverà il giocatore Luvile, perché è un giocatore che effettivamente può fare la differenza anche in Serie B. Insomma, 7.500 persone, si parla che molti sono rimasti fuori, si dice, almeno non so se sia vero, almeno altri 2.500. Secondo me ne potevano entrare altri, e ci sono altri motivi per cui sono rimasti fuori, quindi adesso non andiamo lì a... No, voglio dire, questo è un buon preludio per l'anno prossimo, sapere che ci sono... Ma il Padova è una piazza dove il calcio è molto sentito, il cosiddetto bianco scudo, quindi penso che ci siano tutti i presupposti affinché l'anno prossimo ci sia un pubblico ancora più folto. Ti interrompo perché è arrivato il nostro ospite, do il benvenuto al direttore sportivo di Vicenza, Moreno Zocchi. Buonasera direttore. Buonasera a tutti. Buonasera, allora, abbiamo parlato già poc'anzi della situazione di Vicenza Calcio e insomma sappiamo che è un periodo difficile questo. La partita di ieri a Bergamo è stata, possiamo dire, l'ennesima brutta figura di questa squadra nei confronti dei tifosi che ormai... ma sono anche un po' spazientiti nei confronti della squadra. E questo è un peccato, specialmente per la rosa che ha il Vicenza. È vero, è vero. È l'ennesima brutta figura che abbiamo fatto. E niente, bisogna dimenticare quello che è stato fino adesso e cercare di concentrarsi dando tutto per queste ultime tre settimane di lavoro. Sì, diciamo che nel male non tutto è perduto, i play-out consentono ancora una porta d'accesso alla prossima Serie C e qui però bisogna dare tutto. Come si riuscirà ad entrare nella testa dei giocatori? Perché alla fine è questo il problema, giusto? Sì, sì, assolutamente. È una questione di testa, perché mi rifiuto di pensare che la rosa sia stata costruita per arrivare agli ultimi. Questo è assolutamente impossibile. Però lì ci siamo messi con le nostre mani e, ripeto, abbiamo tre settimane per salvare tutto quello che possiamo salvare, che è ancora molto, è ancora tanto. Sì, infatti sarebbe anche il giusto premio, tra virgolette, ai tifosi che hanno seguito tutta la stagione di Vicenza.
Oltretutto delusi anche dal fatto che il Vicenza non vince al Menti da novembre, questa è un'altra cosa che ha pesato molto sui risultati e sulla classifica. Sì, è vero, non sarebbe la giusta ricompensa, perché la giusta ricompensa dovrebbe essere molto più importante. Però diciamo che potrebbe essere un inizio. Abbiamo delle domande dal nostro ospite Alberto Belloni per Zocchi, Alberto. Buonasera, direttore. Buonasera, Alberto. Volevo chiedere, voi ne avete passate di tutti i colori durante quest'anno, è stato un anno che definire tribolato è un eufemismo per un sacco di problemi, qualcuno in campo, molti fuori dal campo. Ecco, quando capitano queste stagioni o questi periodi così burrascosi e così brutti, ci si affida in una squadra ai giocatori che hanno maggiore carisma, che hanno maggiore esperienza, che sono in grado di stringere, di far quadrato anche con i compagni più giovani e meno esperti. La domanda che le faccio è: la maggiore delusione di questa stagione è proprio da parte sua, come direttore sportivo, la mancanza nei momenti difficili di questi giocatori sui quali forse lei faceva conto per tenere unite le fila della squadra? Ma sai, tutto quello che vedi scuro adesso, siamo ancora in tempo per cancellarlo. Siamo ancora in tempo per cancellarlo con due partite fatte come questa squadra potrebbe saper fare. E quindi in questo momento è meglio non pensare a quello che sarebbe potuto essere, perché non c'è stato. Bisogna solo concentrarsi su quello che bisogna fare per riuscire a tirarglielo fuori. Perché ce l'hanno, perché io non posso pensare che una squadra di cui sei undicesimi ieri, che era presente in campo a Bergamo, sei undicesimi di loro l'anno scorso giocavano in Serie B. E non possiamo permetterci di fare una figura del genere. Non penso che gli altri siano stati stupidi ad aver preso giocatori per fare una categoria superiore scarsi, no? O comunque più scarsi di quelli della C. Per cui il fatto che nessuno in questo momento riesca a dare quello che può dare è evidente. Però è molto più evidente il fatto che ognuno di noi sta dando molto meno di quello che potrebbe. Quindi dobbiamo ritrovare il modo di dare quello che ognuno può dare. Direttore Zocchi, ovviamente io parlo col senno di poi, ma non le sembra che la scelta di richiamare Lerda sia stata alquanto azzardata? Sembra quasi che i giocatori con il ritorno in panchina dell'ex tecnico si siano lasciati andare, cioè sembrano Guarda, deconcentrati. questo è quello che dice il campo Certo. alla domenica, che dicono i risultati. Poi io ho la fortuna, la sfortuna di vedere che durante la settimana, devo dire che, ma anche parlando con loro, lo si può vedere, cioè stanno lavorando al massimo e durante la settimana lavorano bene, la cosa pazzesca è quella, lavorano bene. Poi quello che portano in campo la domenica non è quello che si vede durante la settimana. Assolutamente. È chiaro che 7 partite, 4 vittorie, 3, 4, scusa, 4 magari, 4 pareggi e 3 sconfitte sono un andamento disastroso per tutti, ma è il primo a dirlo, è Lerda. Siamo ancora in tempo per cambiare questo andamento, come dicevo, è chiaro, qualcosa bisogna cambiare, non so se nel modulo, queste poi sono cose che competono a lui, non so se nel modulo, di sicuro nell'atteggiamento. Direttore, Questo c'è. un'ultima domanda da parte mia. Lei era a bordo campo a Bergamo, quindi ha percepito meglio di noi che guardavamo da lontano la partita, il clima e la situazione psicologica dei giocatori. Io l'ho definita così un po' provocatoriamente una partita quasi da scapoli e da ammogliati. Da cosa si riparte? Da cosa potete ripartire per affrontare questi 180 minuti in cui incontrerete un avversario non eccelso, perché altrimenti non sarebbe finito penultimo in Certo. classifica, ma certamente molto tosto e molto motivato dal Teramo. Da dove si parte iniziando da una squadra così scarica, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista del gioco? Solo da due cose, dalla dignità e dall'orgoglio, cose che
nella partita di ieri non si sono viste per niente. Ma io penso anche, direttore, che i giocatori ci tengano alla loro, al loro profilo professionale, cioè il fatto di non... Cioè, se riescono a conquistare questa agognatissima salvezza, riusciranno anche a rivendersi meglio a livello di calciomercato, penso, no? Sì, assolutamente. È tutto vero, sono tutti discorsi che si fanno anche negli spogliatoi, ma la testa è molto più forte di questi discorsi. Ecco, direttore, prima di salutarla voglio fare anch'io un'ultima domanda a livello personale. Questa è stata una stagione, come diceva Alberto Belloni, travagliatissima, carica di problemi. Per un direttore sportivo come lei, riuscire a far quadrare tutto in una miriade di problemi come questi, insomma, è difficile. Adesso arrivano anche le critiche, arrivano anche a lei le critiche, però in realtà, insomma, è difficile sapere cosa c'è dentro, cosa sta succedendo. Se fosse più semplice avremmo già risolto il problema. No, io volevo chiedere dal suo punto di vista a livello professionale come ha vissuto questa stagione e cosa si porterà dietro di questa stagione. Ma mi porterò dietro dei grandissimi insegnamenti, tante cose da non fare, qualche cosa da fare, che per un certo periodo della stagione la squadra è andata bene, le cose stavano andando bene. È stata una valanga che non siamo riusciti a fermare, quindi di sicuro mi ha insegnato tanto. Queste, sempre scherzando, queste 10 stagioni a Vicenza mi hanno insegnato tanto, perché sono successe talmente tante cose che davvero fai fatica a pensare che siano successe solo nell'arco di 6 mesi. Un'ultima domanda da Simone Francescone. Sì, direttore, una domanda che può apparire estremamente materiale. Secondo lei il Vicenza è più appetibile a livello societario in Serie C o in Serie D? Ma io penso in Serie C, mi sembra abbastanza normale. Perché qualcuno sostiene che può essere più conveniente... Qualcuno basta che pensi prima di parlare, cioè certo. Quello che tu spendi per comprare il Vicenza, comunque ci devi aggiungere... un altro 1,5 milioni, 2 milioni per vincere il campionato interregionale, se lo vuoi prendere in interregionale, quindi non capisco. Sì. Sono discorsi strani, insomma. Sì, ed è quello che abbiamo sempre affermato qui. Il direttore è stato gentilissimo, molto disponibile, ci auguriamo che il Vicenza riesca a superare lo scoglio play-out, gli auguriamo un grosso in bocca al lupo. Grazie per essere intervenuto con noi. Grazie Crepi, grazie. Buona serata, grazie. Insomma, direttore Zocchi è stato chiarissimo, è difficile spiegare cosa sta succedendo, ma questo l'avevamo già capito, il problema è che devono trovarlo in questi 15 giorni, devono trovare il bandolo della matassa, altrimenti... No, perché se va a giocare, lo sa benissimo anche Zocchi, l'ha anche detto, no? Se si va a giocare il play-out con il Teramo, il Vicenza, visto ultimamente, potrebbero tranquillamente stare a casa, risparmiare i soldi del Pullman, ed evitare di aggravare la situazione debitoria in questo modo della società. Se invece il Vicenza dovesse riuscire a trovare in sé risorse che sono soprattutto risorse caratteriali, perché quello che è mancato al Vicenza sono, se si può dire in trasmissione, le palle. No. Senza le palle è inutile andare a giocare partite così importanti. Se il Vicenza riuscirà a trovare queste motivazioni caratteriali, che significa grinta, cattiveria sportiva, capacità di combattere su ogni palla, non mollare mai, eccetera, e la mette su questo piano, cioè, incontriamo una squadra, l'ho detto adesso, che è terminata penultima in campionato, cioè questi non sono né il Real Madrid né il Barcellona, il Vicenza può batterli. Ma il Vicenza che abbiamo visto ultimamente perderebbe con qualsiasi squadra dell'interregionale. E quindi la chiave di volta è: che Vicenza vedremo ai play-out? Speriamo un Vicenza agguerrito. Intanto sono arrivati i primi messaggi, tra l'altro anche un po' polemici, vediamo. Caro signor Zocchi, il direttore sportivo del Renate al posto tuo si sarebbe già dimesso. Vattene assieme al tuo amico Lerda. Ridateci Zanini e Sterchele. Sterchele, cuori biancorossi, Daniele. 2 ore di strada per sentirmi dire che non ci sono più biglietti, non lo trovo giusto. Beh, la strada dei biglietti forse si riferiva a Padova. Forse. A Bergamo. 2 ore di strada, sì.
E, beh, forse è stato meglio così perché assistere a uno spettacolo Sì, come quello che c'è sì, sì. stato, magari non so se sarà meglio assistere 2 ore o tornare a casa in Il quelle 2. tifoso ha speso un po' di soldi, naturalmente dispiace per questo, ma si è risparmiato uno spettacolo indecoroso. Abbiamo già visto le immagini del Vicenza Calcio, abbiamo visto quelle del Padova, vediamo la festa che è stata fatta ieri in piazza a Padova con un breve servizio realizzato proprio dalla società del Padova. Faccia della medaglia, quella buona, quella che a 30 km da Vicenza gioisce oggi e lo fa con un video veramente emozionante, una festa enorme che proseguirà anche nelle prossime settimane. Simone Francescon, Sì, i 4 anni di assenza dalla Serie B. no, ma direi che anche da questo video ci si accorge di quanto la società biancoscudata abbia già una mentalità da Serie B, no? È stato il giusto riconoscimento per questa rinascita del Padova. Volevo dire che a livello societario probabilmente il buon Bergamin lascerà prossimamente il suo 20%. A quanto pare questo 20% verrà diviso tra i due soci di maggioranza, Roberto Bonetto e il franco armeno Ugurlian, che lo ricordo è il titolare di un fondo di investimento, anche se alcune voci lasciano presagire che probabilmente l'impegno finanziario di questo fondo sarà in crescendo, vedremo un po' che cosa succederà prossimamente. È un Padova che comunque ha grandi ambizioni, su questo non ci piove. Si parla di un Padova interessato a molti giovani di valore da far crescere, magari in prestito e magari provenienti da squadre primavera di un certo rilievo, come può essere quella dell'Inter. Si parla del portiere Pissardo, del centrocampista Rover, si parla anche di un interessamento per un ex della cantera nerazzurra, vale a dire Puskas, attualmente in forza al Novara. Insomma, ci sono grandi ambizioni. Si parla di De Luca, ex del Vicenza, tra le altre cose, no? È un Buon Padova che ha grandi. Eh giocatore. Che ha sì, segnato anche ieri, oltretutto ha fatto un gran bel gol. esatto. È un Padova che ha grandissime ambizioni. Un campionato tranquillo l'anno prossimo con qualche forse minima aspirazione di playoff, perché non si può mai sapere in Serie B, no? Magari trovi la stagione giusta e arrivi quantomeno agli spareggi. Certo, Simone, che se il clima è questo, che stiamo vedendo nelle immagini, insomma, è ritornato quell'entusiasmo che ci era Sì, spinto. bisogna ringraziare questi due imprenditori della provincia padovana, perché lo ricordo, sono della provincia padovana, impegnati anche in passato in realtà calcistiche locali. Bergamin è stato presidente del Villafranca per diversi anni, Bonetto del Plateola di Limena, anzi di Piazzola sul Brenta, scusate, Plateola è la squadra di Piazzola sul Brenta, e entrambi decisero all'epoca di rilevare il titolo, anzi la società, perché il titolo sportivo apparteneva al comune di Padova, poi è stato acquistato dalla società, e di rilanciare il Padova. Già all'epoca fecero uno sforzo finanziario molto deciso, perché arrivarono in Serie D a Leugane o all'Ombra del Santo i giocatori più forti della Serie D. Il Padova conquistò in scioltezza la promozione in Lega Pro, che adesso si chiama Serie C, e giustamente quest'anno sono stati messi i tasselli dopo alcuni avvicendamenti a livello di guida tecnica, a livello anche di direzione vera e propria. Ricordo che c'era Parlato, adesso c'è Zamuner, sono stati messi i tasselli nel mosaico della promozione in Serie B. E allora hai parlato di Bonetto, abbiamo raccolto ieri le dichiarazioni del presidente Bonetto, andiamo ad ascoltare, è un Bonetto euforico.
Arriva subito Bonetto. Parlavi di una Serie D importante, ed è quello che accennava anche Zocchi, che una Serie D importante No, Zocchi, io gliel'ho chiesto la si fa con i soldi e non con le parole. perché correggetemi se sbaglio, corre voce che sia più conveniente rilevare Vicenza in Serie D, e su questo non ci piove, Nella situazione in cui è adesso, sì. Ecco, di fronte alle immagini abbiamo Bonetto. Bonetto, campionato sofferto, ma insomma, a un certo punto ci hai creduto. Beh, ci crediamo da tanto, siamo primi di ottobre, quindi ci abbiamo sempre creduto. Dopo, fino a quando non vinci, devi stare tranquillo sul pezzo e pedalare, però nel senso, ci abbiamo sempre creduto che avevamo una squadra per poter vincere questo campionato. Senti, 4 anni fa sei imbarcato in questa impresa. Ci avresti creduto che qui arrivavi alla Serie B? Tu l'hai promesso, però. Sì, ci speravamo, sapevamo che lavorando bene avremmo potuto provarci e quindi abbiamo lavorato bene, soprattutto nell'ultimo anno, siamo stati perfetti e quindi siamo riusciti a vincerlo. Senti, un campionato che da ottobre è stato praticamente dominato dal Padova, un Padova che in questo campionato ha fatto veramente cose incredibili. Adesso c'è la Serie B, si fa il calcio che conta, il calcio che insomma si fa vero calcio. Sì, sicuramente era quello che volevamo, è quello che questa piazza, questi colori meritano, quindi credo che saremo pronti a lavorare, ad affrontare con tante difficoltà, ma penso che abbiamo le persone giuste per poter portare avanti ancora questo progetto. Avete ricostruito anche, lo vediamo anche stasera, avete ricostruito quello che si era perso. È la cosa più importante, la soddisfazione più importante. Ridare l'amore alla gente, la passione alla gente è la cosa più difficile, quindi penso che sia la soddisfazione più grande. Una grande scommessa questa, vinta. Sì, vinta, bravo. Una grande scommessa vinta che forse a inizio campionato nessuno credeva su di noi e quindi è stata veramente una grande scommessa. Fa quando si sono imbarcati in un'avventura Dico ovviamente che così, sarei il figlio così di difficile. Roberto, no? Sì, chiaro. No, diciamolo perché prima parlavamo di Roberto, il padre di Edoardo. Bene, sentito Bonetto, parlavamo dei costi per ripartire. I Bonetto ce l'hanno fatta, dalla Serie sono tornati in Serie B, ma ci vogliono veramente molti, molti denari. Qui ci aspetta qualcuno Ma che abbia. io mi aspettavo magari che tu e Simone lanciaste uno scoop questa sera, che Bergamin se ne vada al Padova per mettere i soldi No, nel Vicenza, ma mi pare che non sia proprio lui è sempre stato esattamente. grande tifoso del Padova, quindi non credo. No, però a proposito, ci sarà un'asta a fine settimana, Alberto. Come siamo messi? Ci Ci sono sarà novità? un'asta che La seconda, la peraltro. seconda ha prezzo invariato rispetto alla prima, perché il giudice fallimentare ha deciso di non operare riduzione di prezzo nella seconda asta, e l'opinione un po' generale è che andrà deserta anche questa Ma seconda questi francesi di cui asta, si parla tanto. nonostante questi francesi abbiano ribadito l'interesse per il Vicenza Calcio. Però, se devo dire la mia, di personaggi che hanno ribadito l'interesse per il Vicenza Calcio, che hanno millantato valigette piene di banconote, di pacchi di euro e intenzioni di investire nel Vicenza milionate di euro nel breve futuro, ce ne sono state fin troppe. Mi auguro di sbagliarmi, ma l'opinione mia e non solo la mia è che andrà deserta anche questa seconda asta, quindi il giudice sarà costretto a chiamarne una terza, operando un abbassamento di prezzo, ma secondo me neanche l'abbassamento di prezzo riuscirà a sbloccare la situazione, perché per la maggior parte degli esperti comprare Vicenza in queste condizioni a questo prezzo, ricordiamo che per comprare Vicenza bisogna sborsare circa 1.450.000 più o meno mila euro, che è il costo determinato dal Tribunale per l'acquisizione della società, più facciamo i conti della serva, un altro 1.500.000 di euro che comprende tutti i debiti che fanno carico alla società che non sono entrati sotto l'ombrello del fallimento, più gli stipendi di maggio e di giugno che non sono ancora stati pagati. Ecco, io credo che
trovare persone in questo momento col Vicenza praticamente retrocesso, è vero che la retrocessione cambierebbe comunque perché c'è una scappatoia che ti consente di uscirne, ma psicologicamente, voglio dire, comprare una squadra che sta precipitando in malo modo, in modo disonorevole in Serie D, non faccia gola a nessuno. Infatti il discorso che faceva Zocchi poc'anzi, che è corretto, acquistare una squadra in Serie C è vero che costa di più, ma acquistarla in Serie D si spende lo stesso per cercare la promozione, non sapendo poi se la promozione arriva. È vero che il Vicenza, se fosse oggi salvo, sarebbe più appetibile rispetto... Sì, ma qua voglio chiamare in causa Simone. Quando il Padova fece questa operazione e partì nel campionato di quarta serie con l'intenzione di risalire immediatamente, Simone, volevo il tuo intervento, non è che buttò pochi soldi. No, no, acquistò tutti i giocatori più forti dell'epoca. Ricordo Zubin, per fare un nome, no? Oppure Ferretti. I giocatori più forti in Serie D. Bene, staremo a vedere cosa succederà al Vicenza Calcio. Andiamo a vedere velocemente le immagini del Mestre, una sconfitta a Bozzano contro il Südtirol. Entrambe le squadre, sia Mestre che Südtirol, hanno comunque gioito perché entrambe sono entrate ai play-off. Addirittura il Südtirol è entrato come seconda classificata, quindi insomma, prima si diceva, Alberto, tu dicevi un vicentino che gioisce. Paolo Zanetti ha fatto un grandissimo lavoro a Bozzano. Si è preso una grandissima soddisfazione, dimostrando di essere un tecnico interessante che può ambire a piazze più importanti di quella che, tutto il rispetto, insomma, può garantire il Südtirol. È un ragazzo che ha calcato campi importanti della Serie A a suo tempo e che adesso come allenatore, soprattutto in virtù di questo risultato attuale, può ambire anche a fare un salto di qualità dal punto di vista della panchina. Simone Francescon, secondo in classifica al Südtirol, a questo punto se la giocherà sicuramente nei play-off. È anche vero che incontrerà corazzate molto più... ben costruita, almeno sulla carta, perché parliamo sempre di carta. Sì, sai, a mio modesto parere Samber e Gian hanno mollato la presa quando hanno raggiunto la sicurezza matematica dei play-off. Hanno preservato le energie per questi spareggi, quando sono state sicure di saltare il turno preliminare hanno mollato la presa. E c'è da dire anche che tante squadre ieri hanno giocato con le seconde linee, risparmiando. Esatto, con molti giovani da valorizzare anche per preservare, come dicevamo, le energie. Ma l'Alto Adige o Südtirol da tantissimo tempo calca i campi di Serie C, è una squadra rodata, una squadra da cui sono usciti sia tecnici che anche direttori sportivi di un certo livello, oltre che giocatori, quindi direi che non mi sorprenderei se andasse avanti finalmente negli spareggi per la Serie B. Molto probabilmente non arriverà in finale, su questo non ci piove. Sì, sarà veramente un tour de force impressionante quello dei play-off. Anche perché ricordiamo le altre squadre, quelle che arriveranno dagli altri gironi. C'è un certo Siena, c'è un certo Catania, infatti abbiamo certo parlato delle slide, fra poco vedremo anche tutte le squadre qualificate ai play-off, anche degli altri gironi, perché c'è veramente... Gironi molto più agguerriti, molto più combattuti che non il girone B. Ci sono formazioni che hanno un passato veramente importante e che puntano ovviamente a poterci tornare. Bene, abbiamo visto anche le immagini del Südtirol Mestre, andiamo a vedere la classifica marcatori, come si è chiusa la regular season. Abbiamo insomma, un calciatore che ha segnato un sacco di gol, prego Melissa. 19 reti Guerra della Feralpi Salò, 14 reti Costantino del Südtirol, 13 reti Marchi del Gubbio e Cappello del Padova, 12 reti Altinier della Reggiana, 11 reti Sottovia del Mestre e Gomez del Renate, 10 reti del Sena del Ravenna, Miracoli della San Benedettese e Piccioni del Sant'Arcangelo. Allora, Guerra della Feralpi Salò ha chiuso con 19 reti come vantaggiato nel girone, sì, A del Livorno. Del Livorno, vantaggiato, una vecchia conoscenza del Padova. E sono i due giocatori che hanno segnato di più nei tre campionati, perché nel girone C c'è Curiale con 15 reti, sì, un'altra vecchia conoscenza. Volevo ricordare che sabato alle 18 l'Euganeo si gioca la prima giornata della Supercoppa di Serie C e il Padova affronterà proprio il Livorno degli ex Mazzoni e vantaggiato, giocatori mai dimenticati all'Euganeo. E un'altra notazione facciamo,
per ricordare insomma come i direttori sportivi a volte facciano scelte oculate, altre volte meno oculate. Quello del Padova prende sto cappello, sì. Che mi pare che a Cagliari non giocasse, non giocava mai, mai, e fa 13 gol, cioè da solo fa più gol dei due attaccanti titolati del Vicenza, Comi e Ferrari, che insieme ne fanno 12. Sì, conta anche questo. È un dettaglio, non da poco, perché sono i risultati magri che sono arrivati da Vicenza. Un attaccante sarebbe sicuramente, avrebbe fatto bene, insomma. Parlavamo poc'anzi degli accoppiamenti e dei risultati in classifica degli altri gironi. Andiamo quindi a vedere il primo girone, girone A, le prime squadre classificate e come si compongono i play-off. Girone A, Livorno in B, Siena, Pisa, Monza, Viterbese, Alessandria, Vincitrice Coppa, Carrarese, Piacenza, Pistoiese, Pontedera e Giana Erminio ai play-off. Play-out, Cuneo e Gavorrano. Retrocesso, Prato dopo 42 anni. Gli accoppiamenti play-off, Viterbese, Pontedera, Carrarese, Pistoiese, Piacenza, Giana Erminio. Ecco, in questo girone, nel girone A, c'è un Arezzo strepitoso che con 15 punti di penalizzazione, qui l'Arezzo ha un po' ripercorso la storia del Vicenza Calcio, però l'Arezzo con 15 punti di penalizzazione si è salvato, quindi insomma questo vuol dire tanto per un ambiente. Allora, riprendendo il discorso scatologico che abbiamo fatto prima, che differenza c'è stata tra l'Arezzo e il Vicenza? Che l'Arezzo sotto i pantaloncini aveva due robusti attributi e il Vicenza no, e questo dimostra come ci si possa poi salvare anche in condizioni assolutamente precarie. Complimenti all'Arezzo, davvero un'impresa straordinaria. Sì, perché... sì, tra l'altro l'Arezzo che è arrivato quart'ultimo ha fatto retrocedere direttamente il Prato per la differenza degli 8 punti tra penultima e quart'ultima, avendo subito i 15 punti di penalità, quindi penso sia una cosa veramente straordinaria. L'Arezzo è stato anche l'ago della bilancia, perché ha battuto il Siena nel match decisivo affinché i senesi potessero ambire al primo posto. L'ha battuto 1-0 e ha spento le ambizioni di primo posto dei senesi. E lì vediamo anche un Alessandria che ha vinto la Coppa Italia di Serie C, infatti è cerchiata tra parentesi perché si è guadagnata la Coppa Italia di Serie C. Questo lo dice lunga su quanto fosse equilibrato il girone A. Sì, Alessandria, che ricordo che l'anno scorso perse la finale contro il Parma 2-0. E anche un'altra curiosità che riguarda noi vicentini, uno degli spareggi sarà Viterbese-Pontedera. A Pontedera a gennaio è andata una vecchia conoscenza del Vicenza, cioè Piero Maritato, e da quando è arrivato Maritato, per la verità non con i gol di Maritato perché ne ha segnati due soli, ma caso ha voluto che con l'arrivo di Maritato il Pontedera abbia risalito la classifica fino ad agganciare i play-off. E anche questo insomma è un attaccante che avrebbe fatto comodo sicuramente al Vicenza. Andiamo a vedere anche il girone C, le squadre che si sono qualificate per i play-off e quelle invece cadute ai play-out. Allora, arrivano subito, anche qua ci sono delle sorprese importanti. Il Lecce ormai ha tagliato il traguardo e ha raggiunto il pass per la Serie B. Sarà una bella Serie B, una bella Serie B con Livorno, Padova e Lecce l'anno prossimo. Assolutamente tre squadre. Sì, con Benevento, con Verona e poi tante vedremo... Venete. E tante Venete. Ecco poi che vedremo... è pronta la slide. Forse anche il Venezia. Forse anche il Venezia. Forse anche Venezia, Venezia se la sta giocando però. Anche qui nel girone C c'è una retrocessione diretta, l'Akragas non riesce a ridurre il gap tra l'ultima squadra classificata e la quart'ultima, quindi retrocede. Praticamente nei due gironi, nel girone A e nel girone C, tutte e due le squadre retrocesse direttamente. Sì, l'Akragas ha avuto anche una penalizzazione, mi sembra, di 15 punti, adesso non vorrei dire una cosa. Addirittura ha concluso, mi sembra che abbia concluso il campionato a 0 punti, a 0 punti. Della penalizzazione, sì. Contro il 31 della penultima, quindi ovviamente era una retrocessione scontata. Però questo secondo me era il girone più difficile in assoluto, perché Catania, Trapani, Juve Stabia, Cosenza, stiamo parlando di squadre, il Monopoli che è stato inizialmente la sorpresa del campionato perché era stato in testa alla classifica per diverse giornate, il Monopoli. Questo è stato un girone difficile. Poi insomma, riprendo il discorso che facevi tu prima della differenza di potenziali delle squadre, insomma nello stesso livello in questo momento di play-off ci sono da un lato
Il Sud Tirol che ha forse 400 spettatori e poi dall'altro potresti andare a giocare al Cibali, uno stadio pauroso. Secondo me Catania, Trapani. Anche ai Menti di Castellammare di Stabia è un clima particolare. Su un campo sintetico, sì, sì. Ma io direi che Catania, Trapani e Siena sono tra le favorite alla vittoria finale. Raggiungeranno le altre tre in Serie B. Una di queste tre, secondo me. Bene, visti anche gli accoppiamenti, andiamo ora a vedere un evento che si disputerà domenica prossima allo stadio Romeo Menti. Abbiamo una slide da farvi vedere, la locandina dell'evento. Questo è un evento molto importante, è il primo Memorial Giancarlo Salvi, un torneo per esordienti classe 2006. Saranno presenti Vicenza, Padova, Montecchio e Modena. Del famoso Real Vicenza, no? In un torneo, quello è del famoso Real Vicenza, esatto. Nell'altro gruppo ci saranno Bassano, Cittadella, Mantova e Pordenone, insomma un evento da seguire. Alberto, Giancarlo Salvi, un vecchio indimenticato. Personaggio straordinario di cui voglio ricordare una frase, spero che ci siano dei giocatori del Vicenza che stanno ascoltando la trasmissione che possano sentirmi. Giancarlo Salvi disse una volta che se un giocatore di calcio non riesce a realizzarsi qui a Vicenza è meglio che cambi mestiere. Ci saranno parecchi giocatori che cambieranno mestiere probabilmente l'anno prossimo, non lo so. Perché sosteneva che a Vicenza c'è tutto perché un giocatore di calcio possa fare bene e quindi se uno non riusciva a giocare bene a Vicenza appunto era meglio che pensasse seriamente a cambiare mestiere. Ecco, quindi domenica prossima, 13 maggio, a partire dalle ore 9 allo Stadio Menti ci sarà questo bellissimo evento e sarà una giornata di sport, di memoria, insomma il ricordo di Giancarlo Salvi, ma anche di divertimento appunto. Bene, visto anche questo andiamo a vedere ora la prima delle due rubriche, il gol della settimana con i migliori gol che abbiamo scelto per voi. Allora, il primo gol che abbiamo scelto è quello di Lazzari del Fano, il gol che dà il momentaneo vantaggio al Fano. Qui c'è un bellissimo tiro al volo in corsa, Lazzari tra l'altro che ha dei trascorsi in Serie A. Il secondo gol è quello di Cappello del Padova, questo è un bellissimo gol, è un'azione manovrata molto bene dal Padova con la conclusione appunto di Cappello. Vediamo il filtrante al centro, Cappello che si inserisce e il suo tiro angolato, tra l'altro disturbato anche da un difensore avversario. Poi abbiamo scelto quello di Ravasio dell'Albino Leffe, un gol che insomma ha praticamente dato un pugno in faccia al giocatore di Vicenza e ai pochi tifosi presenti a Bergamo. Poi abbiamo quello di Amadio del Teramo, il momentaneo gol del pareggio, un tiro angolatissimo. Abbiamo quello di Riverola della Reggiana, qui c'è un gran tiro sotto l'incrocio, a giro anche, questo è veramente un bellissimo gol. E poi alla fine abbiamo appunto quello di Riverola, era l'ultimo. Allora qui dobbiamo scegliere perché ce ne sono parecchi di allora. Fattura diversa. Cosa scegliamo? Come azione manovrata direi quello di Cappello, no? Molto bello, ma anche quello di Riverola, il penultimo gol, quello all'incrocio. Eh sì, è un gol bellissimo. Un gol di pregevole fattura. Quale scegliamo? Quindi secondo te, Simone? Io voto Riverola. Io voto Cappello. Abbiamo Riverola e Cappello, due gol della settimana scelti questa sera, due bellissimi gol. Dopo la rubrica gol della settimana vediamo anche la top 11 di giornata. Il nostro portiere della top 11 è Tiam del Fano. Difensore sinistra abbiamo Ilari del Teramo, centrale Miceli della San Benedettese e destra abbiamo Sgarbi del Sud Tirol. Centrocampo a sinistra abbiamo Giorgione dell'Albino Leffe, centrale abbiamo Dalla Bona del Sant'Arcangelo e Malè della Ravenna, a destra abbiamo Candido del Padova. Trequartista abbiamo Berrettoni del Pordenone, attaccanti sinistra abbiamo Cappello del Padova e a destra abbiamo Altinier della Reggiana.
devo fare una protesta formale per la mancanza di giocatori del Vicenza in questa formazione. Ci siamo rotti la testa perché volevamo inserirne uno del Vicenza, ma non siamo riusciti a trovarne uno in grado di entrare nella top 11. Bene, con la rubrica la top 11 di giornata abbiamo chiuso questa annata, questa stagione di C come calcio. Sono doverosi i ringraziamenti a coloro che hanno dato aiuto a questa trasmissione, quindi vado a ringraziare sicuramente il nostro regista Davide, ringrazio Eriberto che è sempre qui con noi, ringrazio il nostro editore Massimo, ringrazio tutti coloro che sono venuti in studio con noi, ma ringrazio anche Melissa che sei stata sempre presente, a parte una volta. Esatto. Quindi spero di rivederti qui l'anno prossimo insieme, certo, per fare un'altra bellissima stagione. Ringrazio Alberto Belloni per essere stato con noi, grazie Alberto. Grazie a voi, a questo punto forza Vicenza, forza Cittadella e forza Bassano. Grazie a Simone Francescon, sicuramente ci sarai l'anno prossimo, stiamo sì, facendo... Sì, ovviamente sarà una Serie B scoppiettante con la presenza del Padova e di tante altre venete, quindi sicuramente una stagione nuova da non perdere. E ringraziamo vivamente anche il nostro fotografo Federico Badoer per le foto che troverete sulla nostra pagina Facebook C come calcio. Buona serata a tutti. Con questo è davvero tutto, seguiteci sulla nostra pagina Facebook perché faremo una puntata straordinaria a fine playoff. Buona serata a tutti e buon proseguimento con i programmi di Caffè TV24.